Come impugni la forchetta? Ma se me lo dicono tutti. Oddio, io faccio tre dita, ma che è? Io faccio così. È proprio così sconcertante. Sì, ti giuro. Allora, senti, se ti hanno detto, me lo dicono tutti, ci sarà un motivo. E quindi? Quale dovrebbe essere il mio problema? Cioè, il giudizio degli altri non mi è mai interessato niente. Secondo me sì. Secondo me non sei nemmeno tanto sicuro come vuoi far apparire. In questi giorni ho pensato molto al tuo carattere. Ci sta che tu ti faccia delle domande, perché comunque io su qualsiasi... Ma non ti fai domande su di me? Cioè, io sto lì che ti osservo, alla fine vuoi dire che quella più attenta so io? Però vado più di pratica. No, dai, dai, amore mio. Cioè? Secondo me tu non sei molto pratico. Cioè, pratico è uno che senza dire fa. Tu dici tanto, ci giri intorno, ci pensi. Sì, perché così comunque finché non lo spieghi lo percepisco come una grande offesa. Boh, forse mi sono fatta questa idea per via di quello che è successo l'altra notte. Sei importante, mi manchi, ti penso. Poi vabbè, tu stai al piano di sopra. Vedo che ci sono delle discrepanze tra quello che dice e quello che fa. Cioè, caratterialmente io ti dico che non sei... Quello lo so, eh. Il mio tipo ideale. Quello lo so già. Certo. Lo so già da due giorni. I progetti per la serata sicuramente sono ben diversi da quelli che erano nel pomeriggio. Io gli ho detto... Ma hai finito te? Do un'altra forchettata. Ma davvero? Mm-hmm. Non mi ha mangiato niente. Però cercherò di nuovo un'apertura, cerco il dialogo e vediamo fino a che punto è disposta lei. Sto a leccare di dita. Mi passeresti una salviettina? Amore.